Lui è dispiaciuto, l'ha ripetuto ancora oggi, la sua parola è stata, se l'ha ripetuto ancora davanti a questo giudice, non solo il dispiacere che lui prova adesso, non è per sé, è per i familiari che non ci sono più, di questo ne è consapevole, e ancora ripetuto che effettivamente non ha avuto modo di riflettere che in quel momento, in quel contesto in cui si trovava, la soluzione al suo malessere poteva essere quella di fare questo gesto eclatante, ma è normale che non è la soluzione di questo momento. Un gesto improvviso o ci ha pensato il giorno prima come aveva detto? Questo del giorno prima, che non è che è una frase, il giorno prima lui non ha pensato a commettere l'omicidio, il giorno prima lui stava cercando di capire quale poteva essere la soluzione al suo malessere. Quella di scappare, quella di andare in Ucraina, qualcuno ha scritto anche questa cosa dell'Ucraina che l'aveva già riferita. Tra le varie ipotesi ci poteva essere anche quella di allontanarsi dalla famiglia, ma l'idea effettivamente, questo l'ho precisato perché ovviamente ci siamo ritornati per il discorso della premeditazione, l'idea effettivamente che potesse essere questo gesto la soluzione al suo malessere è maturata durante la notte, cioè dopo la festa, durante la notte. Però lui non pensava di ucciderli il giorno prima, pensava come risolvere il suo malessere. Non pensava di ucciderli il giorno prima nel senso di atto da porre in essere. È un discorso che lui aveva valutato tra le varie alternative, l'idea che poi ha posto in essere è venuta la notte.